Altra chiacchierata ai tempi del coronavirus, per forza di cose, in videoconference con Maurizio Ciancio, titolare di Pianeta Vacanze, che non è tanto facile da definire, caro Maurizio, perché voi praticamente abbracciate tanti di quei servizi che si fa notte ad elencarli tutti. Ci proviamo, come stai? Bene, bene, bene. Voi invece state bene. Beh, a casa, Da comunque. Ho remoto messo, un po' ho complicato. messo. Esatto, ho messo la giacca giusto per darmi un tono, però fondamentalmente tra tute e magliette, insomma, ci Infatti, difendiamo così. perfetto questo periodo della maglietta. Pianeta Vacanze, ecco, io leggo perché ho la scheda davanti, animazione e turismo, cataloghi, vacanze e viaggi, eventi e manifestazioni, hostess, promoter, modelle, marketing e pubblicità, servizi tecnici, audio, luci e video. Praticamente quasi tutte queste attività, secondo il decreto, sono in questo momento in stand-by. Probabilmente marketing e pubblicità in questo momento si stanno muovendo per alcune attività, però insomma tu stai un attimo patendo questo momento storico mondiale, no? Ma sì, questo senz'altro, un po' come tutti d'altra parte. Tra l'altro io penso che il nostro è un settore che se riprenderà, riprenderà tra gli ultimi. Quindi è vero che noi spaziamo su tanti campi, quindi alcune attività ancora sono, diciamo, vive, ma altre sono completamente ferme e ci vorrà molto tempo quindi tornare alla normalità. Il problema è pensare già da ora come poi riprendere, come adattare alcune cose. Secondo me alcune è possibile farle e altre è un po' più difficile. Ma soprattutto dal punto di vista tuo umano, perché cioè, sei passato da una fase di noia zero, stress mille, ad una fase di noia mille e stress zero, quantomeno dal punto di vista organizzativo, no? Cioè, ti è cambiata completamente la vita da un mese a questa parte. Questo sì, anzi io ti dico che noi fino al 24 di marzo abbiamo lavorato, poi per il decreto abbiamo dovuto chiudere proprio il 25 l'ultimo giorno, poi facendo anche delle attività dal punto di vista commerciale che sono legate a quello che tu hai detto prima, bene o male diciamo abbiamo impiegato questo tempo adesso andando a sistemare, sai, quelle cose che tu non fai da tanti anni, che magari io dico agli amici miei, non sarei riuscito forse a farli in 5 anni lavorando normalmente e avrei preferito non farli per tutta la vita, eh? Fino all'ultimo dei miei giorni, perché non farle, lasciarle per come erano. Però abbiamo ottimizzato anche questo periodo in questa maniera. Poi, tenendo sempre i contatti con fornitori, con clienti e confrontandosi continuamente. Quindi da questo punto di vista diciamo che abbiamo ottimizzato questo tempo. Logicamente se fino a quando sai, 1 mese, 2 mesi va bene, ma poi bisogna anche pensare a modificare quello che tu hai fatto fino ad oggi. Quante persone collaborano con la tua agenzia? Ovviamente considerando tutti i rami che coprite. Ma guarda, noi come diciamo personale fisso abbiamo 5 elementi, che in questo momento alcuni lavorano in smart working e altri abbiamo messi, essendo la nostra politica di assumerli con un'agenzia interinale, li sta coprendo la società che ci fornisce il personale. E per il resto abbiamo, calcolate, come collaborare nel campo degli eventi, delle manifestazioni, tu calcoli, mediamente all'anno abbiamo tra i 200 e 300 persone che vengono impiegate. Certo. Periodicamente, saltuariamente, secondo le attività da fare. E quindi in questo momento capiamo che è tutto un circuito fermo. Poi ti posso dire una cosa, con la società interinale che segue la nostra azienda, stiamo programmando già anche dei corsi online, come stiamo facendo in questo Ah, momento con ecco. voi, da questo punto di vista riconosciuti, su alcuni segmenti che pensiamo che dopo ci potranno essere utili. Quindi ne approfittiamo anche perché, essendo che tantissima gente come noi è a casa oppure è impossibilitata a muoversi, in questo momento forse questa è una cosa da sfruttare in questo senso. Poi, ti ripeto, l'importante secondo me è capire dopo come si evolverà il tutto. Io stamattina, guarda, mi confrontavo con degli operatori del turismo. E posso dire una cosa, alcuni stanno organizzando, altri non apriranno del tutto per questa stagione. Addirittura, certo. Sì, alcuni, posso dire, sul Lago di Garda alcuni nostri clienti hanno deciso di non aprire, perché pensano che arrivano tardi con il discorso del permesso all'apertura. D'altra parte anche il nord rispetto al sud, come tutti ben sapete, in questo momento è più tartassato rispetto a noi. Perché logicamente lì è più lungo e quindi anche l'inserimento secondo alcuni sarà molto, molto più lungo. Quindi anche poi il discorso di adattare le tipologie di attività che hanno a tutto quello che poi preverà le normative. Se
se avete visto, insomma, adesso da due giorni se ne parla ormai anche su WhatsApp e non solo, sul discorso di saperi balneari, se avete visto, sì. Sulla carta sono incredibili ad applicare, a partire dal plexiglass chiuso. Che l'immagine. Capite bene che su alcune realtà sono magari difficili, su altre magari sono meno problematiche. Quindi questo è tutto da vedere e un attimino da analizzare bene. Perché poi sappiamo benissimo che dalla parte teorica c'è la parte pratica, è quella. Ecco, che quella è più problematica da attuare. Io faccio una premessa: questa nostra chiacchierata magari potrà servire ad altri imprenditori che si staranno scontrando con altre problematiche, ma magari con le tue. Puoi dirci in termini percentuali, se già hai fatto delle proiezioni, quanta porzione di reddito in percentuale, non vogliamo sapere i numeri perché poi ovviamente entriamo in una sfera più intima. Guarda, sul comparto turistico dico in questo momento il 90%. 90%. Noi dalle commesse che avevamo in questo momento, dicevo, il 90% praticamente non li potremmo attuare. Trattate anche viaggi di nozze, no? Organizzate anche viaggi di nozze? No, questo noi ci appoggiamo su degli operatori, noi facciamo degli operatori collegati, però in questo momento è così, il segmento è totalmente fermo. Infatti tantissimi pensavano di cominciarsi a organizzare per maggio per poter avere la stagione luglio, agosto e settembre. Ma secondo le proiezioni calcola che magari forse in Sicilia sarà possibile farlo, parlo luglio, agosto, e in altri posti questo ti vedo, tanti operatori non lo pensano e quindi... Ecco, ti chiedo per la tua esperienza, perché occupandoti di eventi, spettacoli, service audioluci, ma anche viaggi, crociere, pensi che sarà possibile quest'estate riprendere, cioè una nave da crociera ha convenienza a partire con un quarto dei propri passeggeri? Un evento. No, guarda, lo stesso problema è quello che si pone, faccio l'esempio più semplice come da noi, per i lidi balneari. Se un lido balneare aveva 100 lettini, con quello che si dice, che quello che dovrebbe essere regole da rispettare, vorrebbe dire ridurle a un terzo. Quindi moltissimi stanno pensando di non montare interamente le cabine. Ok, quindi chi aveva le cabine, faccio esempio banale, qui a Catania sono nella nostra riviera La Playa, tantissimi lidi che avevano le cabine, tantissimi magari non li monteranno e monteranno più lettini perché devi tenere le distanze, certo. Ma a parte questo c'è un discorso, io dico, di movimento all'interno di queste strutture, perché il problema è anche numerico, quindi al di là dello spazio che tu c'hai 100 metri, io ne ho 1000, il problema è anche, quindi sono tante cose da fare che non è facile, cioè, quindi anche perché poi sono attività prolungate nel tempo, cioè, non è che dura un'ora e finito, stop, entri, oppure facciamo al supermercato, entri tu, dopo due minuti esci, ne entra un altro, quindi alcune sono un po' problematiche da attuare, è logico che tantissime lo dovranno fare perché non possono stare fermi, parliamoci chiaro, però la maggior parte, ripeto, secondo me nel settore turistico purtroppo fino a 10 giorni fa c'era un ottimismo diverso da quello che c'è ora. Ma ora andando a prendere con mano quello, la gente sta rendendo conto di quello che sarà. Ti faccio esempio banale, sugli alberghi il problema che si pone qual è? È quella della sanificazione dei locali, no? Quindi per darti idea, se tu vai in albergo a fare la vacanza con i villaggi turistici, dopo una settimana la persona che arriva, vuol dire, quella struttura, devono essere tutte le camere sanificate. E anche quello è un bel problema, oltre è un problema, costi, certo. E anche pratico, perché oggi guarda la sanificazione, si parla tanto di sanificazione, tutti parlano di sanificazione. Il problema, io parlando con degli esperti, mi dicevano la sanificazione è quella con i reagenti chimici, tutto il resto, insomma, lascia il tempo che trova. Quindi probabilmente poi la stanza dopo la sanificazione non è neanche fruibile per almeno 24 ore, cioè crea dei buchi che sono veramente imbarazzanti da gestire. Quindi qui c'è tutto work in progress, diciamo, quindi è tutto da capire, eccetera, eccetera. Quindi sanno dei segmenti che magari patiranno tantissimo, come dicevo, al 90%, sono al 100% queste dinamiche, e altri secondo me invece non ce l'avranno. Come d'altra parte c'è anche un'opportunità, perché vedi, esempio, se analizziamo il discorso nostro del marketing, della comunicazione, tantissime aziende adesso si stanno adattando per fare lo smart working, che questo nome va tanto di moda, che prima non esisteva. È vero, anche dipende dal tipo di lavoro che fa,
io così, so di aziende che paradossalmente da questo punto di vista le unità stanno dando più redditività all'azienda perché magari prima perdevano troppo tempo a stare, incontrare i clienti, parlare con i clienti, eccetera, eccetera. Invece magari adesso pensa a chi fa progettazione e altre cose simili. Si trova avvantaggiato paradossalmente da questo punto Certo. di vista, al di là, ti ripeto, di lavorare a 10.000 km da casa o a 1 km da casa. Senti, breve parentesi all'interno dell'intervista. Possiamo dire che sei anche responsabile marketing Algida o preferisci non dirlo? Dimmi tu. No, no, questo allora, noi, cioè, noi con Agile abbiamo un rapporto che dura dal 2001. Aspetta, Noi aspetta, allora, visto che tu puoi dirlo. Ti faccio una domanda collegata a questo, se tu mi puoi rispondere su questo. Se per te va bene, ti tra faccio l'altro una ti spiego, domanda. no, volevo precisare che non sono responsabile marketing. La nostra società Ah. è una società che collabora con l'Asia dal 2001 Ok. e noi in Italia seguiamo i clienti speciali. I clienti speciali sono quei gruppi, diciamo, come faccio esempio banale, le catene alberghiere, i lidi, i grossi centri sportivi, eccetera, eccetera. Quindi vengono codificate e poi noi facciamo tutta una serie di azioni, non solo quella commerciale, inserire il prodotto, quindi della vendita del prodotto, ma soprattutto le azioni di marketing finalizzate all'evento, a spingere la vendita del prodotto in maniera non quella tradizionale, okay, quindi quella che voi vedete con i classici cartelli oppure i tavoli, eccetera, eccetera, ma creando delle azioni un po' innovative da questo punto di vista. E questo è un rapporto, penso, che dura per noi dal 2001, quindi è Wow. un grosso evento, c'è cioè un grosso, diciamo, motivo d'orgoglio e di soddisfazione per la nostra attività. Anche Algida Italia, vista la vostra collaborazione, saprai che insomma ha una flessione nel fatturato perché intanto ad oggi i bar sono chiusi, con le temperature che abbiamo, soprattutto in Sicilia, quello che avrebbe potuto essere l'inizio del mercato primavera-estate della stagione del gelato è fermo. In visione soprattutto di quello che succederà quest'estate con gli stabilimenti balneari, con il discorso degli alberghi, i viaggi, anche loro, insomma, prenderanno una grande batosta. Che tu sappia, si stanno già muovendo, come stanno mettendo la pezza al buco? Ma guarda, allora, risorse Algida, che poi diciamo, il marchio che gestisce è uno dei marchi della Unilever, no? Ok, calcola sempre che Algida generalmente la gente lo individua solo congelato, ma c'ha tanti altri prodotti, che sono dai piatti pronti alle prime colazioni, a tanti altri prodotti. È logico che il gelato costituisce una fetta molto importante. E io penso così, credo, non solo per aver parlato con alcuni di loro, ma se continua questo trend, sicuramente quest'anno un 50% di fatturato salterà sicuramente. Perché, ripeto, il canale fuori casa, che è quello che dicevi tu, il classico bar, il lido, eccetera, eccetera, in questo momento sono totalmente fermi. Ma ti dico solo una cosa: tu pensa che noi con gli eventi in cui facciamo anche con voi abbiamo fatto allora l'Avica Rock, no? C'è quella tipologia dove fai l'evento, commercializzi il prodotto, crei attività di intrattenimento. Tu pensa che già noi da febbraio avevamo cominciato. Paradossalmente, da noi giù, Certo. ti dico, il 2 febbraio noi avevamo fatto il primo evento e ne avevamo già fatti altri tre, e tra marzo e aprile avevamo già 15-20 calendari. Per non parlare poi di maggio, giugno, luglio, eccetera, eccetera. Beh, poi naturalmente con ovvio, Quindi, ovvio. oltre a questo, c'è anche il discorso dell'afflusso della gente. Quindi, al di là che il posto sia aperto, cioè, normalmente bisogna vedere anche l'afflusso della gente, che sicuramente non potrà essere come prima, da questo punto di vista, perché essendo Secondo te contingentato. le manovre dello Stato e poi della Regione Sicilia sono appropriate, sia dal punto di vista delle distanze, del lockdown, ma anche dal punto di vista, fiscale, economico? Ti ci ritrovi oppure tu, se avessi deciso, se avessi potuto decidere tu, avresti fatto altro? Ma guarda, questo qua io dico una cosa, innanzitutto purtroppo ti devi innanzitutto interfacciare con gli scienziati, che ti devo dire, il problema secondo me è che in questo momento anche loro non hanno al 100% il quadro chiaro della situazione, quindi Già, anche questo vero. discorso deviare, rientrare, allargare, stringere è dovuto a questo. Sicuramente, ti ripeto, in ogni caso sai, parlare sempre così dopo a cose fatte è facile per tutti. Ma io dico che noi avevamo il quadro della Cina che forse non è stato attenzionato e non si pensava che fosse quello che poi è stato. Perché magari avendo preso spunto da quello che avevano fatto i cinesi e facendo noi prima, sicuramente avresti limitato
tantissime cose. E purtroppo questo, devo dire, se non dove è facile, anche perché poi capite bene che adesso ci siamo trovati tutti dalla sera di domani mattina con un interruttore che è stato staccato. Io dico, è come se di colpo ci hanno lavato l'elettricità e abbiamo dovuto accendere il lumicino e piano piano tornare alla normalità, che non è facile. E il discorso è anche la prendere la coscienza di queste cose, perché il problema di tanti di noi è che all'inizio abbiamo rifiutato questa roba, no? Sì, abbiamo rifiutato, certo. Di colpo, abbiamo avuto un lockdown mentale, abbiamo tenuto fuori il problema. E adesso devi prendere le misure, poi ci dovrai convivere, speriamo sia per brevissimo tempo, ma se sarà per un anno, 8 mesi, non lo sappiamo, ok, da questo punto di vista, che se ne faccia tesoro. È normale che nel nostro campo, parlo per tornare al discorso che dicevi tu, delle aziende è drammatico, cioè è drammatico perché pensa ci sono delle aziende che sono andate sempre bene e che di colpo si ritrovano, certo, certo. Logicamente, al di là che i dipendenti possono non essere in cassa integrazione, eccetera, eccetera, ma logicamente è normale che i costi, per quando tu li riduci, anche se hai 100 di costo, ma non ti entra in zero incassi, esatto. E quindi lo puoi sostenere per un certo periodo, questo dico del discorso. Poi noi purtroppo abbiamo una burocrazia che avete visto tutti, è lentissima, purtroppo per tanti fattori, è anche normale, è un discorso, è inutile facciamo il confronto con la Germania, con l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Sono sempre stati parametri diversi, e quindi... come avete ben visto, magari gente che italiani che lavoravano all'estero, magari una settimana non hanno avuto problemi da questo punto di vista. E quindi Maurizio, è diverso. Se ho capito bene il tuo, la tua visione nel breve medio periodo è: ok, per adesso stiamo fermi, riordiniamo le idee, reinventiamoci nei limiti del possibile e poi aspettiamo i tempi che stabilirà la legge, il governo, per ripartire a pieno regime. Quindi, in buona sostanza, sintetizziamo dicendo: noi non ci fermiamo con un bel hashtag davanti, giusto? Certo, questo sembra. Ma ti ripeto, ma a parte questo, ti posso dire una cosa. Allora, se noi adesso stiamo pensando dei servizi che facevamo, quale potremmo fare in certo qual modo in maniera limitata, ok, secondo quello poi sarà, o da remoto, ok, quindi che tu puoi fare, è logico che questo, logicamente, se prima facevi 100, oggi riuscirei magari a fare 40-50, però già è un passo avanti, no? Cioè io dico, certo. Quindi, punto, parlo su una cosa di pancia, magari, ecco, in questo momento se tu, non so, hai una mascherina, diventi ricco, faccio esempio, o un gel, o l'alcol, per dirti la cosa più banale, ma può darsi che sia una cosa limitata, no? Che magari durerà 4, 5, 6 mesi, eccetera, eccetera. Allora tu non devi, secondo me, snaturare quello che hai fatto, devi solo modificare e adattarlo alle varie tipologie, dove è possibile adattarlo, se no pensare a quale può essere l'alternativa. Quindi questo è quello, esempio, su cui noi stiamo lavorando. E ti dico, per certi aspetti stiamo anche, come dire, cercando di mettere insieme delle aziende che danno una serie di servizi, perché tu puoi fare la diretta e io posso fare un'altra cosa, quindi messi insieme... Certo. Per cui bisogna purtroppo modificarlo in questa maniera. Che ti posso dire, se prendiamo il calcio, su cui noi sono segmenti in cui lavoriamo anche con società professioniste, già pensa una società che gestisce la maggior parte degli steward delle società di Serie A, sta pensando al dopo, perché pensano che per 6, 7, 8 mesi gli addetti alla sicurezza, che se andiamo a prendere squadre come la Juventus ne hanno 1000, cioè non ne hanno 50 come la squadra magari della Serie C o i 100 di una squadretta di provincia, che per 5, 6, 7, 8, 10 mesi dovranno essere forniti mascherine, di guanti, di gel, proprio per i propri addetti, che logicamente, e quindi stanno anche strutturando in questo senso, non sapendo poi come si evolverà. Quindi in ogni caso stanno pensando a quale possono essere, come dire, le soluzioni per, come dire, non perdere più di tanto. Quindi, ti ripeto, questo è un discorso che poi ognuno di noi, secondo la tipologia di lavoro che ha, devi cercare di adattare. E anche secondo il proprio background, insomma, come sai reinventarti, cercherà di adattare. Maurizio, ti ringrazio tantissimo perché questa chiacchierata è stata molto stimolante e ti ringrazio per le risposte schiette, sincere, senza nasconderti che ci hai dato. Grazie a voi. Grazie Maurizio, alla prossima. Ciao.